Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Io sono Adriano e preparerò tre ricette alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Oggi preparerò un altro dolce sardo, i cardinali. Seguite la ricetta, ciao! Allora, per questa ricetta serviranno tre uova a temperatura ambiente. Servirà un po' di estratto di vaniglia, io metto una polverina che ho comprato in Bulgaria, però voi mettete un cucchiaino di estratto di vaniglia. Poi servirà limone grattugiato. Grammi di zucchero. Iniziamo a montare tutto il composto. Io uso la planetaria, però voi potete farlo con lo sbattitore elettrico. Ora che le uova sono diventate spumose, mettiamo a filo 100 g di olio di semi e 100 g di latte che io ho messo tutto insieme, vedete? Così. E metterò tutto a filo facendo andare la planetaria. Quindi accendiamo di nuovo la planetaria e mettiamo a filo. Ora mettiamo 250 g di farina. Richiudiamo la planetaria e mettiamo a velocità bassissima. Così. Ora mettiamo 50 g di maizena. Chiudiamo la planetaria e mettiamo a velocità bassa, così il composto non si smonta. Ecco, ora mettiamo una bustina di lievito per dolci. Metto qua. Chiudiamo e mettiamo velocità bassa. Ecco qua, l'impasto è pronto. Guardate che bello. Wow. Riempiremo i pirottini e accendiamo il forno a 180 gradi e lasciamolo scaldare. I pirottini andranno riempiti fino a tre quarti. Riempiamoli tutti. Eccoli, adesso li mettiamo in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Eccoli qua, guardate come si sono gonfiati bene. Guardate che meraviglia. Ora li devo lasciare sfreddare. Adesso dobbiamo fare il cappello del cardinale, quindi dobbiamo mettere il coltello obliquo e andare fino giù. È fare un cerchio all'interno con il coltello. Ora vi faccio vedere. Vedete? Risulterà così. E farli tutti. Ecco, ora li ho tagliati, vedete? Ho fatto a tutti il cappellino, vedete, guardate, vedete? Poi risulterà così.
La crema pasticcera la sappiamo fare tutti, l'ho già fatta e ora li compongo. Serviranno 100 ml di Alkermes che ci servirà per fare la bagna. A questi 100 ml di Alkermes metteremo 20 ml di acqua. A questo punto prendiamo la nostra tartina, togliamo il cappello, prendiamo un pennello e spennelliamo all'interno, stando attenti a non sporcare fuori. Vedete? Fuori deve rimanere di questo colore così dorato, come dovete solo colorarlo all'interno. Se siete amanti dell'Alkermes, vedrete che bontà. Così. E li facciamo tutti. Ora io intanto gli rimetto il cappuccio e ne facciamo un altro. Prendo, tolgo il cappuccio e bagno all'interno. Sempre cercando di stare attenti a non sporcare il dolcetto fuori. Vedete? Facciamoli tutti. Prima all'interno e poi metteremo la crema nel buco e poi questi li metteremo nell'Alkermes. Ora riempiremo il foro che abbiamo bagnato con l'Alkermes. Così. Abbiamo riempito i fori con la crema. Così. Dobbiamo bagnare i capelli nell'Alkermes. Prendiamo il cappello del cardinale, lo mettiamo dentro l'Alkermes, lo lasciamo scolare e poi lo appoggiamo sopra. In questo modo. E questo è il cardinale completo. Allora, questi li potete mangiare anche subito, ma è preferibile mangiarli dopo 6-8 ore. Li mettete in frigo perché vanno mangiati freschi, però se li volete mangiare subito va bene lo stesso. Lo taglio in due, vediamo. Guardate che meraviglia. Questo è il cardinale. Ora lo assaggio. Ragazzi. Sono cotti alla perfezione. Volevo dire che se volete sostenermi potete abbonarvi al mio canale al prezzo di 2,99 € al mese se vi farà piacere. Se non vi farà piacere sarà uguale per me. Ciao! Che dire? Sono
Sono buonissimi, mamma mia. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento, mi farà molto molto piacere. Se vi volete abbonare, abbonatevi. Ciao, alla prossima.